Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre che agonista, benvenuti in un nuovo video di Pokémon Go e oggi, come al titolo, siamo qui per darvi la guida al Community Day di Slowpoke. Ma prima di tutto, raga, vi ricordo di seguirmi su tutti i social perché così siete sempre aggiornati con video divertenti che rivedete negli short, post con squadre consigliate, situazioni top. Ovviamente potete contattarmi in DM per qualsiasi cosa, domande, cose di cui volete parlare con me. Vi ricordo inoltre che abbiamo due grosse community, una di Discord in cui parliamo anche di VGC e Pokémon in generale, e una di Telegram in cui siamo in più di 400 persone per fare raid, situazioni, tale domande, insomma. Io ti consiglio di passare. Detto questo, inoltre, vi ricordo che sono in live quasi tutte le sere, specialmente oggi estrarrò un sub a cui regalerò il biglietto di questo community day, il biglietto a pagamento. Vi raccomando di passare perché anche se sei semplicemente un follower oppure non abbiamo i tre cuori e vincerai il biglietto, ti regalerò quello lì per il prossimo community day, anche se non sappiamo ancora di chi è, ma probabilmente sarà uno dei prossimi tre starter. You know this? Quindi ragazzi, bando alle ciance, passate alle 9 se volete delle lucidazioni, tanto spiegherò tutto stasera. Andiamo a vedere un po' il community day di Slowpoke, perché è veramente interessante. Dalle 2 alle 5 avremo lo spawn, quindi spawn pomeridiano. Io ragazzi sono a Milano e andrò in giro per Milano. Se mi vuoi beccare, passa sui canali di Pokéstop o sul nostro canale di Telegram, sono i link in bio. Farò sapere dove sono, sarò insieme ai Lovers Gamers che ti invito ad andare a seguire, i miei compagni di live. Da un bel po' ormai. Lo shiny rate come al solito sarà 1 su 25 check, quindi buona fortuna a tutti quanti perché appunto avremo sia lo Slowpoke di Kanto che lo Slowpoke di Galar, come hanno fatto appunto per Sandshrew nel Community Day di marzo, hanno deciso di switchare e mettere i due regionali. Molto interessante come cosa, soprattutto perché evolvendosi, e sappiamo quante evoluzioni hanno gli Slowpoke, dato che già Slowpoke di Kanto ne ha due, si raddoppia ancora con appunto lo Slowpoke di Galar, tutti apprendono la Legacy Surf, una Legacy interessante perché cambia il suo tipo di moveset all'interno del PvP, una Legacy che gli permette di essere più offensivo e quindi insomma come per Jellicent varrà rivalutato all'interno del PvP. Ho citato Jellicent perché adesso da Bollaraggio è passato a Surf e Palla Ombra come moveset. Detto questo, andiamo ovviamente subito a vedere le statistiche per il PvP. Per quanto riguarda Kanto, abbiamo lo Slowbro di Kanto che avrà per la Mega, come vedete da grafica, 0-13-15, per la Ultra 12-14-15, ovviamente per la Master, anche se ovviamente non ci arriva con un punteggio buono, ovviamente è il perfetto, come per tutti quanti. Slowking, ragazzi, di Kanto avrà 0-13-15 per la Mega, 12-14-15 per la Ultra e come al solito la Master, lasciatelo perdere. Slowbro di Galar, ragazzi, interessante, avrà uno 0-14-11. Per la Ultra serve un perfetto, ragazzi, come appunto per la Master, ma ovviamente lasciamo perdere per la Master, ragazzi, ricordatevi bene, lasciate perdere per la Master, però Slowbro di Galar perfetto per la Lega Ultra. Slowking di Galar invece avrà uno 0-14-13, uno 0-15-15 per la Ultra e ovviamente di nuovo il perfetto, che tanto non serve a nulla. Quindi insomma, diciamo che il perfetto, se lo troviamo di Galar, ci può essere utile per la Lega Ultra. Detto questo, andiamo adesso a vedere i bonus dell'evento. Abbiamo un per 3 esperienza alla cattura, molto utile per chi è nuovo nel game, per chi vuole arrivare almeno a livello 30 per prendere le caramelle L, insomma per chi vuole impegnarsi in questo gioco. E infatti avremo doppie caramelle da cattura, quindi molto interessanti. Io sinceramente sono pieno di caramelle di Slowpoke perché mi piace tantissimo come Pokémon, però anche interessante la più probabilità di trovare caramelle L da cattura, quindi insomma arrivate velocemente al 30, 31, adesso non mi ricordo, e poi si vola. Gli aromi e le esche durano 3 ore, ragazzi, e uno scambio speciale in più il costo degli scambi speciali è del 50%, quindi potete scambiarvi due shiny questa giornata, e ovviamente se fate una foto al vostro Pokémon compagno, compariranno degli Slowpoke visibili solo a voi, e quindi saranno delle buone statistiche, le potete flexare ai vostri amici, quindi insomma, fate le foto ai vostri Pokémon compagni. Attenzione comunque con le evoluzioni, raga, perché come sapete per Slowking di Kanto c'è bisogno di un oggetto speciale, quindi tenete indietro la roccia di re per evolverlo, mentre per quanto riguarda lo Slowbro di Galar, per evolverlo è richiesto di catturare 30 Pokémon veleno, invece durante l'evento dovrete metterlo come compagno e catturare 30 Pokémon di tipo ovviamente psico, dato che Slowpoke è di tipo psico-acqua, quindi insomma cercate di catturarlo fino alle 22, potete fare questa cosa per appunto evolverlo ed ottenere la Legacy. La Legacy di solito è fino alle 7, quindi insomma
Teniamo d'occhio questa cosa, penso che l'abbiano allungato perché appunto ci saranno i ride per allungare gli eventi. E infatti adesso parliamo dei ride bonus, ragazzi, se vincerete un ride di lì 4 stelle in cui compariranno o Slowpoke di Galar o Slowpoke di Kanto, ne vedrete spawnare vicino alla palestra per 30 minuti con lo stesso shiny rate del community day. Quindi sconfiggeteli se siete con noi, raga, vi assicuro che lo faremo, e per 30 minuti si prolungherà, ragazzi, l'evento e poi andremo ad evolvere e fare un po' di situazioni. Detto questo, ragazzi, mancano le mega evoluzioni da fare per prendere una caramella in più. Se volete delle caramelle in più di Slowpoke, che ne avete poche, io vi consiglio di accompagnare queste mega evoluzioni al vostro compagno, così da prendere una caramella aggiuntiva durante le catture. Ovviamente saranno delle mega evoluzioni che condivideranno il tipo con Slowpoke. Spero che l'infografica sia stata utile, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che stasera sarò in live ad estrarre chi dalla chat parteciperà al sorteggio per prendersi il biglietto per questo community day o per il prossimo. Io, ragazzi, vi ringrazio per tutto il supporto che state dando al canale. Ci vediamo ovviamente in live, ci vediamo come vedete un po' più spesso anche sul tour, perché sto cercando di intensificare la pubblicazione di video. Un abbraccio dal vostro caro agonista. Let's go, Fury!